Ciao ciao a tutti ragazzi, come vedete sto preparando la borsa per andare a dormire a Ischia in barca. Vi porterò insieme a me e vi farò anche un bel tour della mia barca. Allora, sto portando questa bellissima trousse con le paillette ed è bellissima. Comunque poi qua dentro ci stanno un sacco di trucchi, così magari mi trucco per uscire la sera a mangiare. E comunque poi porto anche due costumi, anche se probabilmente ce ne saranno altri in barca, ma non è sicuro. Comunque poi porto anche questo, magari per metterci dentro i costumi bagnati e altre cose. Poi ovviamente serve il pigiama ed eccolo qui, mi piace troppo, soprattutto questo colore. Poi porto anche questo completo, che qua ci sono le paillette ma non si girano. Comunque vabbè, comunque è bellissima e mi piace troppo, molto particolare. E questa è la mia borsa Hello Kitty luccicante, super carina. Ecco qui tutto fatto. E naturalmente portiamo anche Wolfie. Andiamo. Ed ecco qui la mia barca, c'è anche Wolfie che ha molto caldo. Questa è la piccola cabina di prua. Poi si mette questo cuscino qua, di qua, e diventa un letto. E questo è il bagno. Là c'è lo specchio. È un po' piccolino, ma per dormire una notte in barca va benissimo. E c'è anche la doccia, che noi in realtà non la usiamo mai perché preferiamo farla fuori, la doccia. Poi qui ci sta un divano lettino per dormire e vedete che anche le tende sono rosa, tutto rosa, perché mia mamma impazzisce per il rosa e voleva fare la barca stile Barbie. Poi qua c'è una mini cucina che in realtà noi non la usiamo proprio, e là ci sta un mini frigo e poi ovviamente il lavandino. Poi c'è questo che è un divano letto, che se tiri qua questa cosa diventa un doppio letto per due persone. Poi qui ci sta un tavolo che se tiri giù questa cosa e togli questo diventa un gran bel tavolo. Ed ecco qui il tavolo, molto carino e comodo, e questo è l'interno della mia barca. Ed ecco qui, adesso siamo già partiti da un bel po' e ci stiamo avvicinando un sacco ad Ischia, ed eccola qui, ed eccomi qui anche io. Invece Wolfie sta prendendo un po' di sole pure lui e adora andare in barca. Mamma mia, com'è carino. Ecco qui ragazzi, siamo finalmente arrivati ad Ischia e adesso scendiamo per mangiare. Stasera, appena siamo arrivati, ci hanno fatto spostare la barca perché uno dei proprietari di questi yacht farà i fuochi d'artificio. Chissà come saranno. Ecco ragazzi, siamo tornati sulla barca e avevano ragione, ci stanno i fuochi, sono anche spettacolari, e meno male che ci hanno fatto spostare, sennò saremmo stati fulminati dai fuochi.
ragazzi, che spettacolo, hanno fatto proprio una cosa bellissima. Ed eccoci qua finalmente, l'ora di andare a dormire nel mio comodo lettino. Non proprio comodo quanto quello a casa mia, però lo stesso meglio di niente. E comunque scusate questo rumore incredibile qua fuori, ma sulla barca dove hanno fatto i proprietari che hanno deciso di fare i fuochi d'artificio stanno ancora ballando e cantando. Però speriamo che finisca presto questa discoteca. E comunque scusate se si muove un pochettino la telecamera, ma ovviamente siamo in barca. E comunque vi auguro la buonanotte e ci sentiamo domattina. E buongiorno ragazzi, mi sono svegliata e ho preso il mio piccolo Wolfie. E comunque ci sta ancora mare, anzi oggi peggio di ieri, e quindi non ho proprio voglia di alzarmi. E infatti sto aspettando mio padre, che è andato fuori a prendere la colazione e non vedo l'ora di mangiare. Ecco qui, finalmente ho finito di fare la colazione e fa molto caldo, quindi farò un bel bagno a mare fresco fresco. E non vedo proprio l'ora. E poi qua c'è anche il mio piccolo Wolfie, che anche lui ha caldo, e credo che gli faremo fare anche a lui un bel bagnetto, non so. E adesso mi butto finalmente, però non proprio tuffandomi, perché l'acqua è molto fredda, in realtà non tanto, 26 gradi e 2, freddina. E adesso mi devo abituare, ci vediamo fra pochissimo. Ho visto qualche medusa, quindi per non rischiare ho fatto gonfiare un gonfiabile a mio padre, così ci vado sopra e tutto a posto. E 2, 1. Fredda! E poi ho paura di vedere che c'ho più. Sicura che non ci sono? Papi!